Incontriamo nuovamente Alessandro Taglioni, artista e scrittore, intorno alla ricerca e agli approdi anche della questione dell'immagine, di quale sia lo statuto dell'immagine. E intanto benvenuto Alessandro. Grazie, ciao Bianca. E riprendiamo dal tuo libro, La materia, Dio, l'arte, che è stato edito da Spirali, e ti chiedo insomma, brevemente qual è lo statuto che emerge dell'immagine da questa ricerca che tra l'altro è stata ed è una ricerca di anni. Prego. Dunque, il libro ha trattato e tratta dell'immagine rispetto alle profezie negative, no? Dice, parlavamo di profezie negative, soprattutto relative al discorso dell'arte, no? E queste profezie poi ho già anche accennato precedentemente nel precedente intervista, ho fatto qualche esempio anche rispetto all'introduzione del concetto, no? E di altre tipologie di, come si può dire, di idee sull'immagine oppure semplicemente dell'idea, di questa idea che si mette al posto dell'immagine stessa, no? Cosa che forse è più specifica della contemporaneità a partire dal Novecento, questa idea che surclassa il semplice, surclassa ciò che dell'immagine. Sta nella parola, no? Cioè, quando l'immagine sta nella parola, non ha bisogno dell'idea che anticipi l'immagine. Ecco, questo era un po' anche il senso di fare un'analisi del concetto, del concettuale in arte. Poi ci sono altre questioni, naturalmente, che ho cercato di leggere e via via poi le possiamo riprendere, no? E invece, per quello che riguarda la lettura che è proseguita, si specifica appunto con il 400, se vuoi che già introduciamo quella, oppure c'erano altre questioni dal precedente Quali libro. sono poi la questione del 400, sì, di cui abbiamo accennato, discusso? Sì, allora, ho terminato da poco la prima parte, perché è un po' impegnativa, in questa prima parte c'è una lettura di parte del 400, chiaramente perché è un viaggio lunghissimo, no? E quindi ho pensato di disporlo in due parti differenti. Questa prima è pressoché conclusa e dunque il titolo dell'intera ricerca è Il miracolo del 400. Sì, bello. Un eventuale sottotitolo è, che è trattato come temi, è il nome, il tempo, la perfezione. Allora, e qui naturalmente il 400 è preso come, in questo viaggio, se problemi, nella magnifica pittura del 400, cerca di restituire qualche granello di quell'autorità, perfezione che ho letto, ho trovato in tantissime opere di maestri e pittori italiani di quel periodo, no? Chiaramente non è una questione storicistica perché il 400 poi ha delle basi solidissime precedenti che vengono da contributi precedenti, però c'è anche da dire che mi pare che questo 400 abbia un epilogo che poi si definisce, si verso proprio di. Io direi, ho messo come esempio l'opera di Raffaello, diciamo, no? Si chiude emblematicamente con Raffaello, quindi assai presto, diciamo così. Ecco.
Qual è perché le cose che oggi? Qual è lo specifico, la punta della questione intellettuale che ti pone il 400? Di come è emerso? Qual è? La questione e dunque ci sono vari aspetti. Il primo, che forse si può intendere anche in modo pretestuale, è come dire, intendere il 400 come periodo, diciamo così, aureo, cioè il fiore del tempo dell'arte, no? Il fiore del tempo dell'arte, la solennità che altri chiamavano solennità, come la chiamava Pater, per esempio, no? E va proprio a definirsi in questo secolo ben preciso. E questo però può essere inteso non solo come diciamo periodo aureo, ma anche come pretestuale per qualche cosa che poi come dire, ha subito una qualche cosa di, che si può anche definire reazione al Rinascimento. Cioè c'è una pittura che, anche se viene esaltata nel secolo seguente, nel Cinquecento, è particolare solo invece del Quattrocento. Che altro? Possiamo dire che il Rinascimento che integra le istanze del Quattrocento, sì. Mentre poi appunto il contro Rinascimento invece rimane da leggere come riduzione del Rinascimento e del Quattrocento stesso anche. Sì. C'è una questione poi, varie questioni, allora c'è la questione dei nomi e del nome, no? Nel 400 abbiamo non solo una linguistica, cioè perché abbiamo in ballo tre lingue, no, che si giocano nell'ambito della pittura, cioè abbiamo il latino, il neolatino, il volgare e il volgare, no? Che sono, che vivono in questo tipo di scrittura, di testi figurali che sono i 400. Abbiamo poi i nomi, cioè questi nomi che sono quelli almeno esplorati, di cui ho cercato di fare una lettura, che non sono soltanto quelli noti, possono essere per esempio Masaccio, Signorelli, Piero della Francesca, no? Ma c'è una tale ricchezza, una tale quantità, no? E non solo qualità in questo ambito, in questo periodo, che per cui come dire, gli autori sono anonimi, arrivano a esserci una questione del nome nel 400, per cui non c'è neanche, non si pone neanche la questione della celebrità. Cioè c'è proprio l'anonimato del maestro d'arte, no? C'è l'anonimato dell'opera. Questo viaggio dell'anonimato del nome è ampiamente trattato in vari modi, con vari corollari. Adesso fanno un esempio, risulta anche difficile, dovrei leggerti qualche brano, ma è un po' una cosa un po' anche per me adesso un po' labirintica, quindi faccio un po' fatica. Come? Sì, dico, allora prosegui senza citazione, se puoi. Sì, cioè mai come nel 400 la quantità e la qualità di opere prodotte in Italia ha raggiunto tali apici, incrociando tanta eccellenza e tanto anonimato, no? Su questo termine anonimato non è tra virgolette, ma insomma per dire, non soltanto per questioni storiografiche, ma anche... Naturalmente poi c'era la scuola, no? C'era la scuola, c'era la bottega, la scuola. E quindi è una questione interessantissima di come avviene l'erranza dei nomi in una maniera specifica e particolare, che poi non c'è più stato. No? E poi successivamente anche vedere come questi nomi nelle letture successive, perché c'è anche da dire che la lettura del 400, la più interessante, da parte dei cosiddetti, diciamo, gli storici d'arte e gli intellettuali d'arte, è avvenuta quattro secoli dopo,
perché le cose più interessanti e più belle sono state scritte nel Novecento, fra l'inizio del Novecento e la fine del Novecento, no? Ed è curioso perché aspettare 4 secoli per avere, come dire, non dico un archivio, no? Delle opere italiane del 400, ma per avere, cominciare ad avere degli spunti, un orientamento, una lettura di alcune opere precise, no? Come si può dire, è emblematico. Questo per quanto riguarda un po' l'autore, cioè c'è in ballo insomma la questione dell'autore, del nome, naturalmente anche esplorando la questione del tempo, perché c'è la questione connessa fra il tempo e il nome. Il tempo infatti è esplorato perché a partire dall'esperienza, come dire, c'è una sorta di trilogia, cioè come viene trattato il nome rispetto all'opera molto antica, quindi del 400, come viene trattato il nome dall'opera passata, cioè per esempio l'artista dell'Ottocento, e come viene trattato il nome dell'artista contemporaneo. Ecco, lavorando su questi tre, diciamo così, direttrici, ci sono delle questioni incredibili, perché sono tre approcci che rivelano un tipo di rappresentazioni rispetto all'autore, rispetto al nome, rispetto all'opera, che sono, e naturalmente tenendo conto del tempo, no? Della rappresentazione del tempo, che sono fenomenali. Ecco, per questo ho messo. Sì, anche posso proporre una questione? Sì. Sì. Leggendo il tuo libro, no, mi sono accorto di come ci sia un po' questa, c'è sempre stata, diciamo, si può leggere così, e comunque lo dico tra virgolette, una controarte, e che questa controarte comunque, tu dici, a partire da Duchamp, irrompe sulla scena civile, e tra l'altro ne abbiamo delle conseguenze tuttora. Ora, mi incuriosisce quello che stai dicendo adesso, che tra l'altro lo avvertiamo, non è facile da intendere rispetto all'arte questa questione del nome e dell'autore, ma mi ha dato proprio da pensare a Marcel Duchamp, all'operazione che Marcel Duchamp fa del nome, no? Per attuare questa beffa lui firma semplicemente oggetti, no? E firma oggetti che socialmente sono provocatori, no? In particolare la firma all'urinatoio. Cioè, in effetti è un'operazione specifica che fa questa, che dovrei chiamare già postmodernità, diciamo, che comincia per questa fase sociale che comincia con Duchamp e che è ancora parzialmente in corso. È curiosa l'operazione comunque che fa, cioè spinge il nome a cosa? Insomma, sento che dà una torsione particolare al nome. È quasi che la bestia riguarda una torsione. Sembra proprio che cerchi di piegare il nome a un'operazione che resta da leggere. La tua è una delle rare letture in tutt'altro senso di Marcel Duchamp, che è preso come principio oggi, preso come postulato e citato senza più lettura. Allora, mi incuriosiva questa questione, che parlando del nome, in effetti Marcel Duchamp fa questa strana operazione. Se hai qualche elemento, oppure insomma riprendi come ritieni più opportuno. Dunque lì, il caso di Duchamp, è noto il caso che lui faceva il rebus del nome, no? Selavi, a un certo punto si firmava come Selavi, Rosselavi, no? Giusto? Qualcosa del genere, sì. Insomma. Sì, che si può leggere Eros Selavi, esatto, l'ha fatto per quello, no? E si è fatto, non solo fa una torsione al nome, scusami, ma lo fa anche alla forma, perché si fa fotografare da vecchia zitella praticamente.
Eros se la vi, poi è accompagnata da quella foto in cui lui ha la parrucca ed è truccato da donna. Non so se ti ricordi questa immagine. giusto, giusto. Insomma, era un po', c'era chiaramente un femminilismo forse nel suo modo nella sua ironia, diciamo così, perché, come dire, mi sembra di ricordare adesso che lui avesse, partendo per il suo viaggio americano, dunque il gesto fu quello anche di portare in America l'Air de Paris, no? Il profumo. Cioè lui è partito per l'America per portare agli americani non la peste come ha fatto Freud, ma il profumo Eau de Paris, cosa del genere, insomma. E quindi, come se avesse, il suo, come si dice, la sua missione o il suo scopo fosse quello di portare in America la legittimazione, qualcosa per, di legittimazione. Qualcosa di, come dire, di portare la filiazione dell'arte americana portando l'Air de Paris, hai capito? Qualcosa di questo tipo mi fa pensare. Da cui poi tutta, dal suo gesto, poi tutta, appunto, come dicevamo, potrebbe sorgere tutta l'arte popolare, la pop art americana, insomma. Sì, in buona parte sì. Sì. Naturalmente, preceduta dall'opera che veniva invece dal modello militare, portata dalla CIA in Europa, perché c'è da ricordare che l'espressionismo astratto americano è stato portato dalla CIA, è stato voluto dalla CIA, quindi non è che arriva qui, come dice l'assessore alla cultura di New York, oppure che ne so, lo storico Zeri americano di New York, ma in realtà è sempre un modello militare, no? Quello americano, cioè conferma che da anni questa è la questione. Vabbè, ma questa è un'altra questione, no? Sì, è a parte, però diciamo, questa lettura della pop art americana io la trovo solo leggendoti e parlando con te, non trovo libri, non saprei, a qualcuno che volesse leggere dell'altro non saprei indicare libri, avendo letto qualcosa appunto attorno alle istanze della critica dell'arte oggi. Per cui insomma, anche se è a margine, è importante. Certo. E allora c'era questa questione, cioè andando proprio in direzione diciamo, degli aspetti della ricerca. Per un verso, o per dire così, quasi procediamo comunque dall'ipotesi che l'immagine è acustica, che Sì. l'immagine non è l'immagine che io ho dell'immagine, in tal senso ha uno statuto linguistico per cui non lo sappiamo, quindi che l'immagine non sopporta la rappresentazione, no? L'immaginato non raggiunge mai l'immagine, cioè, è anche qualcosa di singolarissimo, come se cioè, sembra quasi indicibile lo statuto dell'immagine. Sì, non è algebrico, non viene dall'inseguimento della forma come si usa spesso, no? Perché tutti inseguono questa forma, no? Ci deve essere la forma dappertutto, e quindi la performa, perché poi quella che è invalsa è la performa, no? La performance. Dicendo, leggendo le tue note, poi comunque ti manderò la lettura quando ho terminato. C'è proprio questa questione, come dicevi, di farsi l'immagine, no? Che è Sì, proprio, c'è il nome, c'è nell'esodo. è proprio tale di dire che questo farsi immagine ha applicazioni infinite, cioè anche quello che leggevo oggi, che è relativo al controllo sul seme, anche questo che mi sembra proprio l'apoteosi della burocrazia, no? Del discorso burocratico, è proprio Sì. come mi viene.
non posso non collegarlo alla questione di non puoi de farsi le immagini. Cioè questa proposta del Parlamento europeo di controllare i semi in Europa per l'agricoltura, no? È terrificante. Cioè, altro che controllo delle nascite, no? Però questo controllo del semi è incredibile. Cioè, c'è proprio. Sì, mi viene in mente proprio la questione anche del farsi le immagini dell'idolo, del vitello, no? Sì, anche i segni dovrebbero essere a immagine e somiglianza dei protocolli sociali. Esatto. Il protocollo, comunque in definitiva la questione della burocrazia che sta diventando una cosa, come dire, una specie di monoteismo, la sola burocrazia, insomma, qualcosa del genere. Non so, vabbè, ma sono divagazioni. Scusa, se sono divagazioni. No. No, io ho fatto prima un curioso lapsus d'ascolto, non ero riuscito a capire la parola semi e ho capito semi e sono andato per un attimo a spasso, cioè ho capito il controllo dei semi e in effetti ho pensato che il colmo della burocrazia, cioè del protocollo sociale di prescrizione dell'immagine, è giunto persino a quell'estetica personale che è responsabile dell'ablazione dei seni che si è fatta parziale, suppongo, l'attrice Angelina Jolie, che ho recentemente sentito, no? Sì, perché è curiosissimo, perché avrebbe fatto un'operazione chirurgica di asportazione per evitare il cancro, che è paradossale. E prima che un criterio medico, anche se è stato dato con il paradigma medico, è estetico, e quindi cioè, questo lapsus, insomma, è produttivo, cioè riguarda la produzione delle immagini anche nella medicina, anche in altri settori, e non è solo qualcosa che riguarda appunto il mondo dell'arte, diciamo. Certo, è una cosa agghiacciante, e in più con lo spirito, fatto una cosa fatta anche con lo spirito altruistico, nel senso di confidare a altre donne e raccomandarle in questo senso, cioè proprio addirittura in modo pedagogico, no? Cioè, è incredibile. E pare, dicono che lì sia una cosa quasi normale fare una cosa così, adesso non so se è vero, ma insomma è una cosa piuttosto inquietante. Insomma, la questione dell'idolatria, no? Che poi la cito, perché anche leggendo i tuoi articoli, allora ci sono alla base di questa anti-arte che tu dicevi, sia la questione del modello militare, sia del modello prostitutivo. Cioè, io adesso non entrato tantissimo in questo nuovo testo, però è chiaro che l'idolatria era proprio il termine antico testamentario che definiva la prostituzione, no? Il prostituirsi, tra le altre cose. Quindi il modello prostitutivo che sta, come dire, che governa qualsiasi attività, no? Qualsiasi produzione umana, cioè è chiaro che come si fa a non analizzare questi due modelli, no? Come si fa a non trattarli? Sì, proprio un dettaglio del tuo lavoro attuale. Quindi in questo momento attorno a che cosa stai scrivendo? O attorno a quale dettaglio del 400, se quella è la questione? Cioè, proprio come, cioè, qual è il tuo laboratorio odierno per quanto riguarda la scrittura? E allora, io ho terminato adesso la prima parte e il testo procede da un viaggio lunghissimo, come dire, una sorta di transfer piuttosto di vari anni con alcune opere soprattutto del centro Italia, e quindi diciamo che
il protocollo, tra virgolette, utilizzato da me in questo caso per questo tipo di viaggio era proprio quello di saltare, diciamo così, il costume di leggere un'opera attraverso un libro, ma di andare dall'opera, no? Cioè di recarmi presso il sito dove si trova quell'opera. E quindi tutto il lavoro è stato lungo, il lavoro soprattutto per questo, tranne qualche piccola eccezione, chiaramente, in cui ho dovuto citare opere che non ho visto ancora direttamente, ma che magari successivamente, come è successo, come il caso di un'opera importantissima, che è stata importantissima per Longhi, che si trova al Louvre. E quindi in quel caso, pur essendo io stato al Louvre, magari l'avrò anche vista una decina di anni fa, però può darsi che inconsciamente ne parli e dico di non averla visitata, no? Ecco, potrebbe anche darsi che sia questa la questione. E comunque, diciamo, il criterio è stato quello appunto di leggere le opere recandomi dalle opere. Ecco. Oltre a questo, chiaramente c'è un lavoro di elaborazione e di adiacente a questo viaggio attraverso le opere del 400, che mi fa esplorare appunto alcune tematiche, come ti ho già detto, il nome, il tempo, la perfezione dell'opera del 400, che è una cosa interessantissima, e tutto l'aspetto teologico, che è enorme, no? Della questione cattolica, anche la questione cattolica, le radici semitiche, le radici mediterranee, no? C'è un linguista che cito perché ho letto un libro che poi ti farò, di cui vedrai quando leggerai il testo, che parla del. Abbiamo ancora pochi minuti. La Koinè, come dire, non mediterranea, ma come si può dire, semitica mediterranea, di tutta la linguistica. C'è la questione del testo figurativo, da dove procede, per cui c'è la lettura dei codici, perché i codici hanno precorso la tavola del 200, no? Del 300. Cioè noi dobbiamo tenere conto da dove vengono le cose, no? Cioè, da dove viene il testo figurativo, punto di domanda, da dove vengono le tavole del 400 in questo caso. Perché c'entrano i codici lineati? Perché c'entra la Bibbia di Corradino come altre Bibbie? No? Perché c'entra la questione ebraica? Perché c'entra la questione etrusca? No? Anche. Insomma, la linguistica chiaramente è una cosa che decide tantissime cose per lei poter leggere anche quello che ha inventato Pio della Francesca, cioè la prospettiva, no? Allora c'è una lunga esplorazione del rilievo importantissimo che è la prospettiva nelle opere del 400, che però viene anch'essa da lontano, no? Viene da lontano, non so adesso dirla brevemente, però Piero da Francesca, ho cercato di leggere quasi tutte le sue opere, insomma lui era un... Siamo all'ultimo minuto? Insomma, la riprenderemo. Insomma, lui era un matematico, no? Si definiva così. Un matematico. Ha scritto per secondo, no? Cioè, però quello che ha proprio teorizzato e precisato la questione della prospettiva, che se tu poi vai a vedere qualche opera, per esempio La Flagellazione, lui ha fatto un testo dedicato alla prospettiva, un testo proprio matematico, ed è riuscito a scrivere, a formalizzarla, diciamo così, in maniera molto interessante, no? Tant'è che se vedi alcune sue opere un po' si può anche capire senza aver letto il suo libro. Bene, Alessandro, chiaro che come dire, proseguiremo con altre conversazioni qui per la trasmissione. Sì? Conclusione breve, se no è già concluso, diciamo, nel senso che è proprio nel caso
sulla prospettiva e sul piano della Francesca che potremmo riprendere un domani, che cosa dici? Certo. E questi sono i tempi, la mezz'ora l'abbiamo impiegata. Faccio un po', sì, mi perdo un pochino, quindi non sono efficace, mi sembra di capire. Comunque, no, così, ma no. La ricerca appunto è infinita, e tra l'altro anch'io apro molte parentesi che poi vorrei chiudere, ma mi manca l'altra mezz'ora. Va bene, allora io ti ringrazio moltissimo per questa conversazione. Ti capisco, sì, che non è proprio, non sarà proprio semplice da intendere, ma insomma i contributi della ricerca sono importanti anche quando magari richiedono anche più di uno sforzo per essere detti, e ancora di più per essere acquisiti. Quindi ci diamo l'appuntamento a qualche altro incontro dove possiamo coglieremo l'occasione di precisare altri elementi di questa ricerca, che al di là del fatto, diciamo, che insomma che ho l'occasione di parlare con te, che sono anni che seguo il tuo lavoro, anche il lavoro artistico, di cui qua non abbiamo nemmeno proprio accennato niente, e beh, non è che, come dire, è la tua curva anomala, è il tuo itinerario, e io non trovo altri artisti su questa pista, e questa singolarità è ancora maggiormente per me apprezzabile, e ti ringrazio della conversazione. Grazie a te. Alla prossima. Alla prossima.